Ok, amici, la spiegazione di Crazy. Allora, semplicemente un mazzo di carte, fate mescolare tranquillamente, ma nel mescolare dovete mantenere uno stack di 6 carte. Ora vi dico che carte devono essere. Allora, prendete tipo 5 di fiori, 7 di quadri e un 2 di fiori. Poi prendete esattamente gli opposti, quindi se qui 2 di fiori prendete 2 di picche, 2 di picche. 7 di cuori, che c'è, eccolo qua, e 5 di picche perché abbiamo 5 di fiori. Questo perché? Perché voi vi ricorderete a memoria 2, 5, 7, 2, 5, 7 e 2, 5, 7. Ok? Quindi 2, 5, 7, messe così, 7, 5 e 2, ok? Sopra. Finto miscuglio, mantenete sopra, prendete le prime 3 carte. Voi sapete che distribuendo le carte saranno 2, 5, 7, ok? Però voi dovete farle vedere velocemente. L'importante è che non date importanza al seme tanto, ma più che altro al numero. E direte, ok, pensane una. Ne pensa una. Mettiamo caso che pensa al 7. Dite, pensane una. Ok, l'ha pensata. Una volta che l'ha pensata, ora non dovete distribuire queste carte, ma bensì cosa? Nel momento che dite pensane una, fate un break di 3 carte. Ok, tac, io ho già fatto, e direte l'hai pensata, vi mettete un po' in disbiego dicendo che l'hai pensata, ce l'hai in mente la carta, ok? Bene, io ho fatto già il cambio, ho scambiato esattamente le sosia 752, ok? Distribuendo, quindi ho lasciato con la sua carta che ha pensato, può essere 7, in questo caso ho pensato 7 di quadri, ok? Si distribuiscono le carte, noi sappiamo che sono in ordine 2, 5 e 7, 5. Esatto, ok? Ok, in questo momento qua potete anche fare un miscuglio e dite, bene, ora proverò a indovinare la carta che tu pensavi, puoi pensare rossa, nera, fate un po' così diciamo quelli che non sono tanto bravi, un po' i dilettanti, diciamo, no? Ecco, per me hai pensato questa, ma come puoi aver pensato anche questa, così titubanti, no? Ok. Per la prima volta, voi sapete che voi avete il 2, 5, 7. Se vi dice che ha pensato il 7, cosa farete? Miscuglio, tac, una carta indietro, tutto sopra, riprendete di nuovo tutto il blocco, tac, e sapete che dovete scorrere altre 2 carte, una e due, e avrete in superficie il 7. Perché ricordate che sono 2, 5, 7. Se pensa al 2, siete a posto, avete già il 2. Se pensa il 5, semplicemente dovete passare una carta sotto. Come? Fate finta dei miscugli, tutti i miscugli falsi, così tac, buttate una carta sotto, ok. Hai pensato al 2 sicuro? Ok. Voi avete, scusate, il 5, voi avete il 5 sopra. Il 2 l'avete passato sotto. Detto questo, facciamo vedere che hai pensato il 7, ok? Bene, allora io ce l'ho come terza qui, devo portarla in prima posizione perché la carta pensata deve essere sempre in prima posizione. Quindi mescoliamo. Ok, fatto. Sicuro allora, tac, il 7 è sopra, vedete? Sicuro allora, ok. In questo momento gli chiedete che carta hai pensato, puoi dirlo. Ma che senso ha che te lo dico? No, fidati, fidati, puoi dirlo. Ok, hai pensato 7 di quadri, voi ce l'avete sopra, subito un taglio, break, e gli forzate, come ho fatto io nel video che avete visto, gli forzate la carta, tac, gli forzate il 7. Il 7 lo terrà in mano, gli dite, ora, tu stesso, qui è una carta presa a caso, passa l'ombra sulla prima carta, e questa carta in maniera divina mi dirà che è un 2, ed è il 2, che non è la tua carta. Lui non si ricorda che era 2 di fiori, quindi pensa che realmente siano ancora le 3 carte da prima. Passa ancora, perché voi sapete qua c'è il 7, quindi scusate, passa qui, perché 2, 5, 7, quindi passa qui, tac, 5, ed è convinto, ora è convinto che qui c'è il 7 di quadri, tac. E misteriosamente la carta cambia, in realtà sono cambiate tutte, ma sembra che sia cambiata solo questa. Ma allora, beh, perché tu non ti sei mai accorto. Ma cosa tieni in mano? Il 7 di quadri. Spero che sia tutto chiaro, amici, e grazie di cuore per seguirmi.